buttare lì un indizio su come convincervi, secondo me è sufficiente come argomento, è voi che dovete convincervi se avete capito o no. L'argomento contro un campo magnetico, una componente del campo magnetico che sia parallelo al filo. Ok? Quindi di nuovo io sto cercando di convincervi che se questo è il filo e questo è un punto matematico, sto discutendo la possibilità che ci sia una componente del campo B che è parallelo al filo. Così. Non mi pagano lo stesso. Devo riprendere la mia lezione di arti marziali, va. Allora, immaginate che la corrente stia uscendo qua, ovviamente è un filo, quindi deve avere, deve essere, un'ultima analisi, ci deve essere un circuito, no? Meno male è un filo che è un pezzo di un circuito, e il circuito si deve chiudere, chiuderà all'infinito, deve fare il giro, quindi un modo per pensare è proprio questo. Questo è il vostro filo, poi prima o poi deve ritornare indietro, e se volete questo rappresenta un po' il piano del filo. E immaginate un punto matematico, eccolo qua, punto matematico, e sto cercando di dire, ok, supponiamo dell'ipotesi che ci sia un campo così, quindi in questo punto matematico immaginate che ci sia un campo che sta uscendo dalla lavagna, in questo punto qua c'è un campo che sta uscendo dalla lavagna. Quindi dovete immaginare che state sostenendo che in ogni punto dello spazio ci sia vicino al filo, cioè un punto vicino al filo, state vicino al punto. Ci sarà una componente, state cercando di immaginare che conseguenze avrebbe avere un campo magnetico con una componente così. Ok? Quindi in questo punto la componente sta entrando. Quindi è come se ci fosse una curva blu di punti che sta seguendo il filo. Se questo è il piano del circuito, immaginate il piano di questa curva blu. Punti che eccolo qua, è un piano, è una curva che sta seguendo la curva. Tutti i punti della curva blu hanno la stessa distanza dal filo in quel punto, no? In quella zona del filo. È come una specie di curva ombra, è una curva chiusa che segue il filo vero. Ok? Quindi state immaginando che su questa curva blu ci sia una componente del campo B che è parallelo al filo. Quindi la situazione è un po' questa, no? Che su quella curva blu ci sia una componente lungo la curva blu che è parallela al filo. E quindi lungo la curva blu calcolate la circuitazione, visto che dalla curva blu, per ipotesi, perché state voi immaginando che ci sia una componente sulla curva blu, avete che la circuitazione di B è diversa da zero, no? Ma come fa a essere diversa da zero? Perché la legge di fisica di Ampere dice che la circuitazione è uguale a mu0 per la corrente concatenata, ma non c'è nessuna corrente concatenata della curva blu, la vedete? La curva blu qua è in un piano che è parallelo a quello del filo. La corrente qua non sta concatenando la curva blu. Lo vedete? Immaginare che ci sia una corrente che è parallela al filo. Scusatemi, adesso proprio stanco, continuo a dire parole sbagliate. Per fortuna non sono così stanco da non accorgermi. Mi accorgo che dico una puttana, dico qualcosa senza senso. Perché le cose sono stupide, puttanate o senza senso. Quando uno è stanco spesso dice cose, io dico cose senza senso. La curva blu sono punti che seguono il filo. Sto immaginando che nei punti blu ci sia una componente del campo B che segue il filo.
invece di essere trasverso, invece di essere un piano trasverso, sto dicendo che c'è una componente nella direzione del filo. Eccolo qua, componente, componente, componente. Quindi, camminando lungo la curva blu, a calcolarne la circuitazione, trovo un valore diverso da zero, non vi pare? Che non può essere, perché non c'è alcuna corrente concatenata. Quindi queste componenti non ci possono essere. Quindi, se questo è il piano trasverso del filo, il campo magnetico in questo punto non può essere parallelo al filo, perché avrei una circuitazione lungo la curva che segue il filo. Quindi non posso avere la circuitazione, quindi non ho questa componente. Non ho questa componente perché non posso avere il flusso di B. L'unica che rimane è un'altra componente che è sulla lavagna. Fuori dalla lavagna non posso averlo. Nella lavagna sì, ma non posso averlo così. Posso averlo solo trasverso. D'accordo? Meditate su questo fatto. Ok, altro commento che vale la pena fare. Alcuni di voi, anzi, immaginate una cosa del genere. Due cilindri coassiali. Faccio una domanda elettrostatica. Immaginate che sul cilindro interno, che è un filo, se volete, potete anche immaginarlo come un filo di sezione puntiforme circondato da un cilindro. Questa è una generalizzazione di questo esercizio. Questa è la sezione interna del filo, la sezione del filo interno è un punto, questa è la sezione interna di un filo, è un cerchio di raggio R. Immaginate, su questo voi vedete, mettete una carica distribuita in maniera uniforme lambda 0 e su quella esterna sparpagliate pure una carica che per unità di lunghezza è lambda 0, come il campo elettrico in mezzo ai fili. Come sarà? Quindi, visto nel piano trasverso, se questo è il filo esterno, il cilindro esterno, e questo è il, se volete, il filo interno, costruite, no, simmetrie cilindriche. Quindi questo è un punto che è qua fuori, punto matematico, questo è un altro che ha una certa distanza dall'asse dei fili, questo è un altro punto che ha la stessa distanza. Per simmetria immagino che il campo elettrico sia uguale, tutti e due radiali, stesso modulo, non uguali, hanno direzioni diverse, ma modulo uguale. Legge di Gauss, no? Quindi, se io mi prendo una superficie di Gauss, per esempio questa lattina di Coca-Cola qua, e il flusso attraverso i tappi sarà zero, avrò solo il contributo lungo la parte cilindrica del tappo. Quindi il flusso attraverso la lattina di Coca-Cola, compreso i tappi, lattina di Gauss, dal punto di vista matematico questo è il valore comune di tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'asse, cioè i punti sulla parte cilindrica della lattina. I tappi non contribuiscono, perché no? Perché gli elementi di area sono perpendicolari al campo che è radiale, ok? E rimane quindi da moltiplicare per l'area. Quale area? L'area che è l'area del lato cilindrico, che è quindi 2 pi greco d, che è la circonferenza del tappo, per la circonferenza, se volete, della sezione della lattina Coca-Cola, per la lunghezza lattina, che chiamiamo L. E questo è uguale a epsilon 1 su epsilon 0 per la carica racchiusa. Ma quant'è la carica racchiusa? Se questo è il cilindro esterno che ha carica meno lambda 0 per unità di lunghezza, questa qua, questa ha lambda 0 per unità di lunghezza, qual è la carica racchiusa dalla superficie di Gauss, che è questa qua viola, da questa lattina di Coca-Cola? Quanta carica è racchiusa dalla lattina di Coca-Cola di raggio più grande del raggio del filo esterno? Zero, no? Quindi, questo qua è zero. Invece, se la mia superficie di Gauss è questa, la carica racchiusa è diversa da zero, perché racchiudo questo. Questa qua, che è carica negativa, è fuori dalla superficie di Gauss. Questa superficie di Gauss racchiude solo quella positiva, questa qua.
Quindi dovete convincervi che il campo elettrico, in funzione della distanza, sarà cosa? Se questo è il filo così, facciamo finta che questo filo abbia una densità di carica uniforme, perché no? Cresce linearmente fino al raggio di questo filo. Ok? Quindi questo è il vostro filo interno. Per punti che vanno dall'asse alla superficie del cilindro interno, cresce linearmente. Poi, da qua a qua, da come decresce? Uno sulla distanza, quindi questo decresce uno sulla distanza, questo cresce con la distanza, questo è proporzionale, e arrivata alla distanza, a questa distanza qua, cosa succede? Il campo elettrico va a zero! Perché va a zero? Quindi il campo elettrico è così. Il campo elettrico fuori, rifaccio il disegno perché sia chiaro, questo è un filo carico positivamente, questo è un filo che gli è coassiale, che è carico negativamente, questo ha raggio, chiamiamolo R1, questo ha raggio R2. La densità di carica per la lunghezza, questo è lambda 0, la densità di carica su quello esterno, la carica negativa, è meno lambda 0. Sto sostenendo che fino alla distanza R1 il campo cresce linearmente se la carica è distribuita in maniera uniforme qui. Certo. Poi, per punti che sono qua, in mezzo ai due cilindri, nell'intercapedine, chiamiamolo così, il campo decresce 1 su R fino alla distanza R2 e poi il campo elettrico sparisce. Perché? Perché per punti che sono qua fuori la carica racchiusa dalla superficie di Gauss, quando la superficie di Gauss è qua e racchiude sia la carica interna che anche la carica del cilindro, racchiudo zero carica e quindi il flusso è zero e quindi uno può dedurre che il campo elettrico esterno è zero. Se questo fosse stato un cilindro di rame, la carica non si distribuisce nel volume, si distribuisce solo sulla superficie e nel caso di una superficie di rame, il campo elettrico all'interno del conduttore del cilindro interno sarebbe stato zero, quindi nel caso di rame sarebbe stato così. Avrei avuto campo solo nell'intercapedine. Fuori, da entrambi i cilindri il campo è zero. Nell'intercapedine il campo è 1 su D, esattamente come quello di un filo che abbiamo dimostrato. In mezzo al filo interno dipende se la carica è spalmata uniformemente o è solo sulla superficie o magari è distribuita in maniera lineare. Quindi qua, questo è il caso che sia di metallo, questa è la distribuzione lineare e se è distribuita in maniera, questa è la distribuzione uniforme, voglio dire, quando è lineare il campo. Questo è quando il campo e le cariche sono solo in superficie e quando invece le cariche sono distribuite in maniera che dipende linearmente con la distanza avrei una quadratica qua o altre dipendenze eccetera. Il messaggio è che nell'intercapedine ho la dipendenza 1 su D. Fuori da entrambi i cilindri il campo è zero. C'è un'analogia meccanica. C'è un'analogia magnetica. Proprio sono stanco, continuo a sbagliare le parole. C'è un'analogia meccanica, ma l'ho detto la seconda volta, c'è un'analogia magnetica. Mamma mia, proprio fuso oggi, eh? Fuso. Je suis entrecôte. Immaginate che questo sia due cilindri coassiali, in una ho una corrente che circola così, e una è una corrente che circola in direzione opposta, cioè nel cilindro interno, per esempio questa è la sezione trasversa, questo è il cilindro interno, che so, la corrente viene verso di voi e su questa superficie qui
La corrente va dentro la lavagna. Questo è un esempio di un cavo coassiale, no? C'avete il conduttore interno e il conduttore esterno. Quindi il conduttore esterno è un cilindro cavo e lungo l'asse del cilindro cavo c'è un altro conduttore che gli è al centro, ok? Questo è un cavo coassiale. E vi chiedo di discutere il campo magnetico nell'intercapedine. Come sarà? La stessa cosa, no? Sapreste convincervi? Com'è il campo magnetico dell'intercapedine di un cavo coassiale, cioè nello spazio tra il conduttore interno, il cilindro interno, e il cilindro esterno, il conduttore esterno. Questa si chiama la corrente di andata e quella è la corrente di ritorno. Le correnti di andata e ritorno sono uguali, in direzioni opposte. Quindi la corrente di andata e quella di ritorno. Com'è il campo magnetico qua, in questo punto? Facciamo prima il caso che il filo sia filiforme, dovrebbe essere evidente che il risultato sarà molto simile a quello appena facciamo dai il caso del filo ciccione, ok? Per un punto matematico che è, chiamo questo il raggio R1 e questo è il raggio R2, d'accordo? Supponiamo che nel filo interno la densità di corrente sia una costante, cioè la corrente è distribuita in maniera uniforme nel filo interno, ok? Quindi se questo è R1 e questo è R2, il campo magnetico come dipende dalla distanza? Se è distribuita in maniera uniforme la corrente, il campo magnetico cresce linearmente fino alla distanza R1, poi scende 1 su R, attenzione! 1 su R, 1 su D, mannaggia a me. Poi 0. È 0, campo magnetico fuori dal cavo coassiale. Il campo magnetico fuori dal cavo coassiale, fuori nel senso fuori a punti matematici esterni anche al cilindro più grosso, il campo magnetico è zero. Il campo magnetico è nell'intercapedine ed eventualmente nel filo interno se il filo interno ha una corrente distribuita all'interno del suo volume. Se la corrente fosse solo sulla superficie, allora il campo magnetico sarebbe zero, poi così e poi così. Se la corrente qua dentro è distribuita in maniera uniforme, allora è così. Se la corrente qui è distribuita in maniera lineare, con la distanza che dipende lineamente dalla distanza all'asse, allora andate su quadraticamente. Perché è zero fuori? Perché la corrente concatenata, se questo è il mio, l'anima del cavo coassiale, la sede della corrente di ritorno, e questa è una curva chiusa che è coassiale, quindi questo è un cerchio di Ampère che sfrutta apposta la simmetria di questo esercizio, che ha simmetria cilindrica, quindi piazzo il circuito, la curva di Ampère la piazzo coassialmente, e io mi chiedo qual è la circuitazione di B. Questo è uguale a mu0 per la corrente concatenata, no? E qual è la corrente concatenata? È zero! Perché ho una corrente I sul conduttore interno e ho una corrente meno I sulla corrente sul conduttore esterno. Ok? Quindi la corrente concatenata è zero. Da cui si può dedurre che siccome questo sarebbe la circuitazione di B sarebbe 0 per qualsiasi curva C che io disegni qua, qualsiasi curva C, a patto che sia più che abbia un diametro maggiore del diametro del cavo coassiale, ho sempre circuitazioni uguali a 0, quindi deduco che B è 0. Quindi B qua fuori è 0. Quindi l'invenzione del cavo coassiale è intelligente perché un cavo nudo
un cavo percorso da corrente crea un campo magnetico nello spazio, che se ne va ovunque, no? Il campo magnetico 1 sulla distanza dal filo. Invece un cavo coassiale è interessante, perché il campo magnetico c'è solo nell'intercapedine. Quindi il campo magnetico è confinato in quel volume, non è ovunque, è solo là dentro. E l'analogia elettrostatica stessa cosa, un filo carico, il campo elettrico è dappertutto, va uno sulla distanza dal filo, ma due cilindri coassiali dove uno ha una carica positiva e l'altro una carica negativa, il campo elettrico è solo nell'intercapedine, non è fuori. Per esempio un piano carico ha campo dappertutto, uniforme. Ma due piani, uno con carica positiva e uno con carica negativa, il campo è solo nell'intercapedine. Vedete le analogie? Io ho imparato molto tardi a ragionare per analogie. Mi ricordo molto bene, al studente mi sembrava che il programma stesse divergendo. Certo, il programma sarebbe più grande, però dovete sfruttare queste similitudini. Le analogie sono pericolose se uno si dimentica le differenze. Sono le condizioni, le cose sono uguali, sono simili, e quindi il problema matematico può essere, una volta che l'avete capito, potete forse riciclarlo in un altro contesto, ma ci sono delle differenze, quindi dovete padroneggiare le differenze e sfruttare al massimo le similitudini. Quindi il programma si riduce, perché studiate una cosa, la capite e la riciclate altrove, invece di vederli come argomenti separati. Giusto? Ho fatto questi conti, ma neanche, non li ho neanche fatti, ho proprio, quindi lascio a voi venire all'orale e saperli fare. Di nuovo, volevo cercare di fare questo discorso. A sinistra è un dipolo elettrico, a destra è un dipolo magnetico. Io capisco come sono fatti i campi prendendo delle sonde, e le sonde più appropriate per capire la forma forse è un dipolo, perché il dipolo si orienta, un piccolo dipolino, se io mi metto, questo è un dipolone, è un dipolo, una carica positiva, come se io vado a sondare il campo elettrico creato da un dipolo elettrico, come è fatto? La mia sonda propongo dei piccoli dipoli, l'equivalente elettrico di una bussola. Lui si orienterà e vedo, a seconda di come lo sposto, vedo nello spazio queste linee di campo. Analogamente ho un dipolone magnetico e sto cercando di capire come è fatto, che aspetto ha il campo magnetico creato da una spina percorsa da corrente. Cosa uso per sondare la forma? Uso delle bussole, che sono dei piccoli dipoli magnetici. E quindi io riesco a visualizzare il campo. Vedete che ci sono delle analogie. Delle differenze però, per Marco, questo è un campo elettrico, questo è un campo B. Questo è un campo che la divergenza potrebbe essere verso zero, questo è un campo, la divergenza è sempre zero. Vedete qua, per esempio, che se io metto un dipolino qui, una sonda, guardate la differenza. Se metto una sondina qua, la sondina si dispone in questo modo, non vi pare? Le sondine qua, qua se dispongo le sondine, vedo con gli occhi che le sondine sono sistematicamente orientate in modo che il momento di dipolo elettrico delle sondine sono come gli aghi, gli aculei di un porcospino. Quindi qua c'è una carica e quindi il flusso, la divergenza del campo elettrico qua è diverso da zero, quindi ho gli aculei che escono. Qua la sondina invece, la sondina è disposta così, i momenti di vettore dipolo elettrico puntano verso la carica negativa, con qualsiasi direzione, quindi sono come le frecce di un cadavere. Qua le frecce escono, qua le frecce entrano, ma non è così qua. Ci sono delle similitudini quando siete lontani, ma all'interno le cose sono diverse qua. La eventuale bussola è orientata così. C'è un asse lungo la quale è sempre così. Qua è diverso. Vedete che la sondina qua sarebbe così. Questa è orientata in questa direzione, questa è orientata così, questa è orientata così, questa è orientata così.
Invece qua non c'è questa tendenza. Se voi prendete la bussola e riuscite proprio a fargli fare un giro. Devo ricordarmi giovedì di venire con questo sacco di materiale. Devo prendermi una batteria, perché la batteria che ho è scarica. C'è ancora un pelo di energia elettrica, che riesco ancora a fare un po' del corrente. Qua, perché le linee così, vedete? Le linee girano in qualche modo, non nascono, muoiono. Non nascono. Io riesco a prendere una bussola e seguire e fargli fare tutto il giro. E non arriva mai a una destinazione. E l'espressione matematica di questa cosa è, per l'appunto, che la divergenza di V è uguale a zero. Qua invece io vedo che ho un porcospino qua, c'è un volume dalla quale le frecce escono. E perché la divergenza di B, l'invergenza di A, scusatemi, in questo punto qui è diversa da zero, addirittura è maggiore di zero, in questo punto è minore di zero. In ogni punto qui è sempre uguale a zero. E ci sono delle rassomiglianze, ma ci sono delle fondamentali differenze. Non l'ho detto stamattina, ma mi raccomando, il momento di dipolo elettrico è le dimensioni sono una carica per una lunghezza, quindi nel sistema internazionale avete, che so, che il modulo di pi è uguale a tot a coulomb metro. Il momento di dipolo magnetico sarà tot cosa nel sistema internazionale? Veloce! Cos'era un momento di dipolo magnetico? Era una corrente per un'area. Quindi nel sistema internazionale avete un certo numero di ampere metri quadri, perché l'analisi dimensionale di M è una corrente, quindi una carica diviso un tempo per una lunghezza quadro. D'accordo? Non l'ho detto, ma mi serviva a dirlo. Ci sono delle differenze tra elettrostatica e magnetostatica veramente importanti, l'ho appena descritto. In elettrostatica voi avete che la divergenza del campo elettrostatico è uguale a rho diviso epsilon 0. Invece la divergenza del campo magnetico, statico o non statico, è sempre uguale a 0. In elettrostatica abbiamo che la circuitazione di E è uguale a 0, perché il rotore di E statico è uguale a 0. Invece la circuitazione di B è uguale a mu 0 per la corrente concatenata. Ci sono delle differenze. In elettrostatica il fatto che il campo ha rotore nullo o che la circuitazione è identicamente zero, questi qua ci permettono di dire che il campo elettrico è uguale a meno il gradiente di un campo scalare. Il campo scalare si indica con la V. Un modo equivalente di dire questo è che l'integrale curvilineo di E statico, si intende, quindi continuo a mettere ST per ricordarvi che questo è valido in elettrostatica, che l'integrale curvilineo elettrostatico da un punto A a un punto B lungo una qualsiasi curva in realtà non dipende dalla curva ed è uguale a V del punto A meno V del punto B. Queste cose le abbiamo viste. Invece, e quindi questo qui si chiama il potenziale elettrostatico. Anzi, voglio infilare la parola scalare. Silenzio!
Certo che queste cose le sapete già. Le sapete già. Potenziale a scalare. Elettrostatico, manca qualche sillaba qua. Elettro. Cosa ho scritto? Elettrastico. Elettrostatico. La parola scalare, perché? Perché questo è uno scalare, è un campo scalare, d'accordo? Questa è la matematica, abbiamo speso diverse ore a fare. Adesso vi enuncio una matematica in qualche modo similare, ma ci sono importanti differenze. Massimo silenzio, perché lo dirò una sola volta. Questo è il linguaggio. Quando avete un campo vettoriale che è irrotazionale, come questo, direte che può essere espressa come il gradiente, cambiate il segno perché siamo fisici, di un opportuno campo scalare. Questo campo scalare si dice che genera il campo E. È un potenziale scalare che genera il campo E. Come faccio a ottenere E una volta che ho V? Ci faccio il gradiente e cambio di segno. Ok? C'è un teorema analogo che non ho assolutamente il tempo di fare, anche perché la matematica è più sofisticata, che dice che quando avete un campo che è così, che è identicamente zero, e si chiama un campo solenoidale, per i campi solenoidali esiste un altro campo che genera la B, come questa genera la E. Cosa vuol dire genera? Deve essere chiaro che dato la V io riesco a ottenere la E. Genero in questo senso. Come faccio a generare la E? Facendo il gradiente che vedo di segno. C'è un altro campo che mi permette di ottenere la B. A patto che la B sia di quel tipo lì, molto speciale, identicamente zero alla divergenza, c'è un campo che mi genera la B. Ma la novità è che il campo che genera B non è un campo scalare, è un campo vettoriale. Esiste un campo vettoriale che si indica con la lettera A che genera la B. Bravo. Questo campo che genera B, com'è che si genera? Questo si chiama il potenziale vettoriale. In questo caso magnetostatico, o chiamiamolo magnetico, va. Ovviamente stiamo per il momento facendo un discorso statico. È un potenziale vettoriale magnetico. Questo è il potenziale scalare elettrico, elettrostatico, perché stiamo facendo statico. Come si genera B? Si genera B nel seguente modo, che B è uguale al rotore di A. Questo va tatuato sul vostro corpo in maniera non dissimile da come va tatuato questo. Ok? Si dimostra, quindi io voglio enunciare che se la divergenza di B è uguale a zero, allora esiste un campo vettoriale tale che B è uguale al rotore di A. Questo è un teorema d'analisi, voi dovete conoscere l'enunciato, lo voglio almeno verificare con voi, cioè voglio dimostrarvi che un campo fatto in questo modo ha divergenza nulla. Ok? Dobbiamo dimostrare che la divergenza di un campo vettoriale fatto così soddisfa proprio questa condizione qua. Quindi, arrotoliamoci le maniche, è un esercizio, Questo è un esercizio, non è teoria, è un esercizio. Adesso è un esercizio. Quindi, supponiamo che B sia uguale al rotore di A. Cosa vuol dire? Io voglio dimostrare che la divergenza è zero. Arrotoliamoci le maniche, tanta buona volontà, e dimostriamo. Io voglio dimostrare che la divergenza del rotore
è uguale a cosa? A zero. Quello è uno zero, un numero. Io voglio dimostrare questo, siete responsabili di questa dimostrazione. Cos'è la divergenza? Cos'è il rotore? Il rotore è questo signore qua. Di quel vettore, quindi devo fare la derivata rispetto a x della componente x di quello più la derivata rispetto a z della componente y di quello più la derivata rispetto a z della componente z di questo. Quella è la divergenza, d'accordo? Quindi prima devo capire cos'è la componente x del vettore. E la componente x chi è? Mentalmente questo applicato a questo, quindi ho la derivata rispetto a y di az. Correggetemi se sbaglio. Quindi questo applicato a questo meno questo applicato a questo, quindi ho la derivata rispetto a z di ay, d'accordo? Quella è la componente x, componente y. Quindi devo fare questo applicato a questo. Meno questo applicato a questo. Poi la derivata, la componente z devo fare. E quindi questo applicato. Verificate rapidamente che io non abbia sbagliato. Sono esercizi questi, un continuo rimando, ripasso. Cos'è un prodotto vettore? Li faccio apposta queste cose, è un ripasso della notazione. Per quello siete responsabili di questa dimostrazione, dovete saper padroneggiare questi semplici passaggi. Quindi qua, con un po' di pazienza, scriviamoli. Allora, prima devo prendere un gesso che sia abbastanza grande, quindi devo fare... Vedete, la derivata rispetto a x di questo, quindi ho la derivata seconda di az e scrivo così. Con questa notazione intendo che ho fatto prima questo, poi ho questo. Prima questo, poi questo. Meno la derivata seconda di ay a... Ok? Dov'ero? Mi sono perso. Ah sì, sono qua, giusto? 2 e 2 sono qua. Quindi la derivata seconda di ay, z e poi x meno la derivata seconda di ax, z, ay. Guardate il risultato e prendete qualche, tirate qualche conclusione. Gessi colorati, dove siete? Molto semplice, ognuno di voi deve essere in grado di farlo, molto semplice. Quindi ho solo verificato che
un campo magnetico, cioè scusatemi, che un oggetto fatto così avrà divergenza zero. Il teorema, non l'ho dimostrato, il teorema asserisce il contrario, che se avete B uguale a divergenza uguale a zero, allora B è esprimibile come il rotore di una A. Noi abbiamo solo verificato che il rotore di A avrà divergenza B. D'accordo?